Con i peccatori. During the Angelus, the Pope showed his concern about the U.S. Capitol's attack by a crowd of protesters. Pope Francis said he had prayed specially for the victims. Ribadisco che la violenza è autodistruttiva sempre. Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde. Esorto le autorità dello Stato e l'intera popolazione a mantenere un alto senso di responsabilità. Al fine di rasserenare gli animi, promuovere la riconciliazione nazionale e tutelare i valori democratici radicati nella società americana. The Pope also regretted not being able to baptize the children of Vatican staff in the Sistine Chapel as pontiffs do every year. This tradition was cancelled this year due to the pandemic. Tuttavia, deciderò ugualmente assicurare la mia preghiera per i bambini che erano scritti per i loro genitori, padrini e madri. E estendo a tutti i bambini che in questo periodo ricevono il battesimo. Dio. Ricevono l'identità cristiana. quella è il ricevere la grazia del perdono, della redenzione. Dio benedica tutti. Pope Francis concluded the Angelus by recalling that after Christmas it is time to return to ordinary life. However, he said that this return should not be negative because when things are done with love, the most ordinary can become extraordinary.